50.000 le aziende che sono state danneggiate, solo nel 2019 740 milioni di euro il danno economico causato all'attività agricola all'interno di tutta la filiera, più di 500.000 giornate lavorative che si sono perse a fronte di una situazione oggi non più sostenibile, e quindi ci aspettiamo una risposta concreta da parte dell'Europa in termini di intervento e sostegno a quelli che sono i danni che le nostre aziende hanno subito. Contestualmente al governo italiano di fare una deroga all'utilizzo di alcuni prodotti che possono contenere la cimice, in attesa che l'animale antagonista possa fare il suo effetto, e ci vorranno almeno 3 o 4 anni prima di vedere i primi risultati. La cimice si combatte utilizzando le risorse intanto per sostenere i produttori, ma soprattutto con interventi. La vespa che deve essere utilizzata nella primavera prossima, se ci sono altre risorse che si possono mettere a disposizione degli agricoltori per garantire il reddito e le produzioni, noi dobbiamo fare ogni sforzo perché questo accade. La battaglia che stiamo facendo anche in Europa è quella che vengano destinate risorse fresche che devono aggiungersi a quelle utilizzate a livello nazionale, proprio per evitare questo disastro che purtroppo sta devastando le nostre campagne. Ecco, questi sono alcuni dei danni della cimice asiatica. La cimice è un apparato boccale pungente che punge i frutti e con la saliva tossica tende a deformarli, per cui questa frutta che viene deformata non è più poi commercializzabile e diventa tutto scarto. Quest'anno abbiamo registrato dei grossi danni, all'incirca una media del 60% di danno da cimice, con punte anche del 90%, quindi una situazione drammatica, insostenibile. È talmente prolifera che praticamente di tutte le colture che produciamo, l'unica che per ora non ha danni sono le fragole. Generalmente tutta la frutta comunque sensibile, dalle pesche, i cachi, ciliegie, albicocche, per cui è un problema che riguarda tutta la frutticoltura e non solo. È importantissimo andare a trovare una soluzione per fermare questa vera e propria calamità e questa emergenza di carattere agricolo e civile pubblico. Allora Presidente, si è appena conclusa la manifestazione, ci sono state anche risposte importanti, ma la strada è tracciata ma sembra ancora lunga. No, la strada è tracciata, è lunga relativamente se gli impegni che le istituzioni si sono prese si concretizzeranno in fatti compiuti. Noi oggi abbiamo bisogno di dare risposte concrete agli agricoltori, agli imprenditori agricoli che hanno avuto danni che hanno superato i 700 milioni di euro nel 2019. Alcune risposte sono venute dal Ministro dell'Agricoltura. Sono arrivate dal Ministro dell'Agricoltura Teresa Bellanova le prime risposte, sono arrivate dai presidenti delle regioni e dagli assessori all'agricoltura. Oggi ci servono fatti concreti anche da parte del Ministero dell'Ambiente. Se riusciremo a concretizzare, ripeto, tutto ciò che oggi le istituzioni si sono prese come impegno, potremo dare una risposta concreta ai bisogni delle imprese agricole. Altrimenti voi avete dichiarato che scenderete di nuovo in piazza. La mobilitazione continua fino a che non otterremo il risultato. È un fatto di giustizia nei confronti di quelle imprese che oggi pagano un danno senza che siano loro la causa del danno stesso. Grande partecipazione all'apertura della Fiera Agricola di Verona da parte degli agricoltori piemontesi, astigiani, ma di tutta Italia, proprio perché il problema della cimice asiatica è sentito un po' ovunque. In alcuni posti, come ad esempio anche nella nostra regione, i problemi sono già più sentiti, più seri. In altre regioni, temendo l'arrivo massiccio di questo
di questo animale, di questo insetto, si è sentito veramente l'esigenza di venire qui a far capire alle nostre istituzioni, peraltro anche loro presenti in modo importante, dal ministro dell'agricoltura Bellanova ai responsabili praticamente un po' di tutte le regioni. Quindi abbiamo dato il nostro segnale forte di quello che sono le nostre preoccupazioni. Ora attendiamo, come è stato detto dal nostro presidente nazionale, le reazioni anche del governo e anche del ministro Costa, il ministro dell'ambiente, sulla possibilità dell'utilizzo della Vespa Killer. Quindi se non ci sarà questo, continueremo col nostro modo di manifestare, andremo giustamente a Roma a farci sentire, perché comunque noi non possiamo, ogni volta che arriva un nuovo insetto, un nuovo problema, una nuova malattia, chiudere le nostre aziende o creare comunque seri problemi. Purtroppo non siamo contrari all'apertura, alla globalizzazione, ma siamo contrari a questo invadere da parte di insetti che nulla hanno a che fare con le nostre culture, che quindi vengono a distruggerci, e soprattutto vogliamo anche tutelare quelle che sono le peculiarità delle nostre produzioni, che sono tra le più garantite, le più controllate, contro prodotti che invece vengono importati senza avere tutti quei controlli che noi abbiamo in Italia, e in alcuni casi laddove in quegli stati vengono utilizzati prodotti che in Italia o in Europa oramai sono vietati da anni, quindi questo non lo riteniamo giusto e non lo riteniamo equo. Danilo Merlo ha guidato la delegazione dei giovani Coldiretti presenti qui a Verona Fiere, un momento importante su un argomento molto sentito, l'abbiamo visto anche dalla grande partecipazione del pubblico. Sì, anche tanti giovani presenti oggi da tutto il nostro Piemonte, dall'Astigiano, dimostra che è un tema molto sensibile e anche in queste occasioni molto caldo, proprio perché ci sta completamente attanagliando, completamente distruggendo la nostra agricoltura, quella più sana e genuina, costretti a ritrovare dei metodi, delle risorse innovative senza l'appoggio fino adesso concreto dalla parte delle istituzioni. Ecco perché anche la presenza dei vari presidenti regionali di queste regioni più colpite, degli assessori dell'agricoltura, hanno dato dimostrazione di essere attenti e ad ascoltarci e ascoltare le nostre proposte. Infatti sono stati molto attenti i politici presenti, si aspettano segnali dall'Europa, ma l'impressione è stata proprio che più che altro le istituzioni aspettino che Coldiretti faccia effettivamente i suoi passi, tant'è che il Presidente nazionale ha detto che la mobilitazione continua. Ecco, la nostra associazione è quella più attiva, quella più presente sui territori e anche quella più propositiva, che è l'aspetto più importante appunto per un'associazione di categoria. Insieme ai vari soci, coltivatori, allevatori, produttori di frutta e cereali, diamo dimostrazione di essere in gamba, di essere in grado di organizzarci e di portare all'attenzione dei politici le nostre esigenze. È sicuramente un momento importante, anche perché era necessario assolutamente, partendo proprio qui anche dalla Fiera di Verona, che è molto evocativa, dare un segnale molto forte al Paese ma all'Europa di quello che è ormai il problema enorme del concetto delle cimici, di quelli che sono questi insetti che oggi nell'evoluzione anche del clima arrivano e sicuramente modificano. Abbiamo bisogno di molta attenzione, eravamo presenti in forze e sicuramente, come si dice, da qui si parte e questo non è un punto d'arrivo. Infatti anche il Presidente nazionale ha ribadito che si è comunque pronti a scendere di nuovo subito anche in piazza. Sarà un momento costante di pressione anche nei confronti della politica e di quello che è il concetto di attenzione del governo, ma come dicevo dell'Unione Europea, perché queste emergenze si aggiungono a grandi problematiche che già l'agricoltura ha e non si può assolutamente tacere. Tra l'altro anche il nostro Piemonte ha fin da subito cercato di affrontare il problema, seppure potesse fare ben poco da solo, quindi è un problema, possiamo quasi dire, che nasce in Piemonte, questo se pensiamo ad esempio alle nocciole, i danni che vengono provocati e poi tutta la frutta. Sicuramente il Piemonte è stato tra i primi ad essere colpiti, siamo intervenuti anche con i nostri tecnici per cercare delle soluzioni, abbiamo però bisogno di un sostegno economico forte per poter dare continuità. Credo che anche qui l'assessore Marnati, che era presente, abbia dato un bel segnale.